Wahey Cooch, ben ritornati alla vostra Android Inc. Quantulos Animal Crossing New Horizons. È arrivata in città una delle sorelle Ago e Filo, o meglio, quella che si occupa delle vendite, perché Filomena è sempre lì a cucire e a tagliare. E vediamo che ci dice Agostina. Vorrei provare a comprare qualcosa da lei, anche se non mi sembra che il negozio si sblocchi comprando da lei. Ma comprandola Mirko e Marco. La cosa buffa è che volevo dire il contrario di quello che ho detto, ma non so perché ho detto il contrario di quello che volevo dire, quindi vedrete più in là nel video. Eccoci qua, ma certo, ci siamo incontrati nel negozio qualche tempo fa. Qualche tempo fa, se tu il giorno dopo mi vieni, non è qualche tempo fa. A parte per gli animali il tempo scorre diversamente, quindi. Non dimentico mai una faccia. Mi chiamo Agostina, in caso te ne fossi dimenticato. Sono una vecchia amica di Mirko e Marco e Tom Nook. Ci conosciamo da secoli. Sono stati loro a parlarmi di Masara e ho pensato che fosse un buon posto dove vendere. Sì, ho origliato, ma. Il mio sogno è di aprire un negozio tutto mio qui sull'isola, ma prima mi devo fare una clientela. Già che sei qui, vuoi vedere i miei capi in vendita oggi? Shit, mi ce l'ho aggiunto io. Perfetto, ti mostro il catalogo dei capi in vendita oggi. Giacca da operaio. No, perché già sono abbastanza stressato. Vestito di lana smanicato. Questo se vuoi fare il tipo trendy hipster fashion. Non che ci sia nulla di male. Scarpe con la punta in gomma. Oddio, mi piacerebbero molto. 1080 stelline, tesoro. Se ti faccio vedere il conto in banca, pure. Meglio terminarla qui. Conto in banca su Animal Crossing, che avete capito? Cioè, sono povero in canna io. Ecco, berretto con visiera nero. Perché mi piacciono molto i colori scuri. Però mi sono affezionato a quello che mi ha regalato il tipo lì sull'isola. Quindi passo, grazie. Porterò capi diversi ogni volta che verrò sull'isola. Ma io su New Leaf cercavo di comprare tutti quanti gli oggetti Nintendo. Ogni giorno andavo lì, non riuscivo mai a trovare il casco di Captain Falcon, che tra l'altro è il mio main su Smash. Oggi si paga tutto il debito a Tom Nook, o meglio, parte del primo debito, non parte, il primo debito, quindi sì, in teoria sarebbe una parte. Intanto paghiamo il primo da 98.000 stelline. Ne ho 4 milioni di stelline. Ci sarebbe una cosa che si potrebbe fare. Però. Basta un attimino girare a YouTube, non è che ci vuole tanto, ragazzi. Ma l'hanno risolto il problema, quindi niente, mi dispiace. Hai rimborsato il tuo debito fino all'ultima stellina. Certo, non avevo dubbi che l'avresti fatto. Sì. Cose del genere vanno festeggiate, sì. La mia dimora è estremamente confortevole, ma non ti piacerebbe se fosse più grande? E ti assicuro che puoi diventarla. Se vuoi ulteriori informazioni a proposito, vieni ad aiutarmi. Salve, salve Link. A dire il vero, non abbiamo fatto neanche la cerimonia. Eh già. Abbiamo diverse celebrazioni al momento. A quale cerimonia vuoi partecipare? Ah, non ho fatto manco quella per il museo. Che babbo che sono. Dai, via la cerimonia che celebra il museo e la sua costruzione. Grazie. All'inizio Masara era davvero un'isola deserta, senza nulla o quasi. Ma ora inizia lentamente a svilupparsi grazie al lavoro di Beri, tutti voi in realtà. E ora credo che sia il turno di Blatero che ci parlerà brevemente del nostro nuovo museo. Blatero, a te l'onore. Cittadini di Masara, per chi ancora non mi conoscesse, sono Blatero, l'umile curatore del museo. Sono euforico, euforico vi dico, sono veramente euforico per l'apertura di un museo così splendido su quest'isola. Un successo che non sarebbe stato possibile senza la vostra inestimabile cooperazione. L'isola ha un ecosistema variegato, nel quale sono presenti molte specie di grande interesse scientifico. Ciò che piace veramente a Blatero sono i fossili, perché se tu gli porti un insetto gli fa schifo e gli dà fastidio anche parlarne. I pesci fa una faccia normale e ne parla normalmente, ma i fossili, oh i fossili, se gli dici di no poi ci rimane malissimo. Per concludere, mi auguro che continuerete a sostenere il museo anche in futuro. Sì, sapete, no, si tocca dietro la testa perché è imbarazzato. Grazie per il discorso molto stimolante, Blathero. Ora tocca a una persona che ha contribuito notevolmente alla realizzazione del museo. Mi riferisco all'impareggiabile Link. Già, mi riferisco all'impareggiabile Link, portavoce della nostra isola. Hai qualcosa da aggiungere, Link? Siamo mitici anche se ho fatto tutto quanto io, però.
È come Mussolini. Armiamoci e partirete. Quando tornerete saremo vincitori. Giustissimo, grazie per il tuo entusiasmo e la tua passione, Link. Un attimo di attenzione, prego. La cerimonia sta... Che cerimonia era questa? Sì, urrà. Mi sa che l'ho fatta male, però. Vi auguro buon ritorno a Cab per quello che è stato. Ora, mi faccio fare una casa più grande e poi... Siccome in teoria dovrebbe essere quasi mezzanotte, ma in realtà ho spostato l'orario per poter registrare e quindi avere la casa pronta subito, a questo punto io direi di passare subitissimo un attimino il tempo. Oh, ecco un nuovo giorno, infatti. Tom Nook che fa il suo annuncio. Sì, sì, ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 9:38 di martedì 24 marzo 2020. Oggi non ci sono notizie di rilievo, quindi darò alcuni consigli pratici per la vita a Masra. Fate il bonus sul punto di raccolta del centro servizi? In effetti ci trovo roba interessante, anche dei materiali ci trovo, quindi proprio topperoni. Più che materiali, minerali ci ho trovato, non che mi servissero perché vabbè l'avevo già fatti, quindi avevo già farmati un po'. Oh, Tom, salve. Salve, salve, Link. La tua casa è più grande ora, eh? Un po' di spazio in più non fa mai male, dico bene? A proposito di casa, no, te la infilo lì tra un discorso e l'altro. Sì, sarò dissanguato a fine dei lavori, però vabbè, domani è pronta. Preparativi. Allora, bisogna costruire un ponte su un fiume da qualche parte, già so dove. Se le cascate sono tre, ho paura che prima o poi non ci sarà più spazio disponibile. Invece un ponte ci offrirà le possibilità di raggiungere più terreni edificabili, mi segui? Perciò per prima cosa vorrei che ottenessi le risorse per costruire la base del ponte. Olio di gomito! E successivamente dovresti scegliere dove collocare il ponte. Quindi ora mi dà il progetto del ponte. Kit creazione ponte, bene. Così posso farne almeno due. Ed evitare di usare l'asta da salto. A questo punto ho fatto abbastanza paletti di tronco e posso realizzare il ponte. Eccolo qui. Vai. Ottimo. A questo punto manca solo dove posizionarlo. Allora qui. Perfetto, dai. Sì. Ma va bene, no? Ottimo. E domani sarà pronto. Ora che ci siamo tolti questo pensiero, è il caso di iniziare a occuparci delle case. Ah, quindi voglio già cominciare con le case, sì. Tre kit abitativi. Ah, va bene. Con i kit abitativi che hai trovato puoi scegliere i terreni per tre case. Ovviamente poi queste case hanno bisogno di mobilio. Ogni kit include già una lista dei mobili necessari per la casa. Puoi costruire qualsiasi cosa in stile fai da te. Posso costruire qualsiasi cosa. Quindi ora andiamo a posizionare qualche casa. Sì, è il posto giusto. Ma sta casa è piuttosto grande. C'è come sempre l'annuncio di Tom Nook prima di iniziare. Parla Tom Nook, sono le 10:12 di mercoledì 25 marzo. E ora le notizie del giorno. La novità di oggi è che non ci sono novità. Ah, comunque, carico isolani, avete già usato il punto Nook al centro servizi? Sì, lo so. Lo uso. Tranquillo. Sì, tanti cari saluti a te e a famiglia. Io l'altra volta dissi poi che più metti roba in casa, più l'Accademia delle Belle Case tira punti. In realtà, se metti materiale dello stesso tema, tipo se metti tutti i pesci, tira più punti, ma non è che se metti due pesci e quattro vasche da bagno tira più punti. Questo è chiaro. Ad ogni modo, devo andare a raccogliere qualcosa per Tom Nook. Adesso ci andiamo. Ma a proposito, eccolo! Il ponte è completato. Sì, se andassimo a parlare con Tom Nook, poi ci direbbe: vuoi fare la cerimonia? Certo. Ecco qua la bella scaletta. Raccogliamo uno. Raccogliamo due. Due. Aiuto. Si può salire sempre più su, ottimo. L'isola è molto più esplorabile di quanto non sembri all'inizio.
Hai finito di trovare terreni per costruire tre case usando i kit abitativi? Usa la cassetta accanto all'indicatore del terreno per vedere l'arredamento richiesto per ciascuna casa. Quindi devo fare gli arredamenti per le case. Ed eccoci qua in un nuovo giorno su Animal Crossing. Vediamo Tom Nook cosa ha da dirci oggi, dai, spara, spara. Ciao a tutti, parla Tom Nook, sono 10.45 di giovedì 26 marzo 2020. Per quanto riguarda le ultime novità, a partire da oggi nella nostra masala c'è un volto nuovo, Geremia, la rana che ho invitato tempo fa. Sì, sì, sono sicuro che passerà la giornata d'oggi a disfare scatoloni, perciò non affollatevi. Bene, bene, è l'ora del nostro ultimo comunicato giornaliero. Per tutti gli amanti del fare a te di quest'isola in ascolto, per voi un comunicato speciale. Gli appassionati potranno prendere parte a un corso di personalizzazione che organizzerò. Sì, possiamo modificare qualsiasi progetto come più ci aggrada. Bene, bene, bene. Praticamente, sì, con le case da fare ricevi anche il kit per farle. Per imparare, appunto, con il Nook Phone ricevi appunto tutti i kit, impari a farle, così. E salve! Oh, ciao Link, scusa se mi presento all'improvviso, ok? Volevo solo ringraziarti per il tuo aiuto con i preparativi. Grazie a te i terreni sono pronti e possiamo accogliere coloro che vogliono venire a vivere qui. Come promesso, eccomi qua per darti un piccolo segno della mia gratitudine. Il recinto, non male! Sono delle recinzioni. Puoi circoscriverci casa tua per creare un cortile, oppure dei fiori per creare un giardino. Sono sicuro che da ora in poi ci saranno molte più aree graziose qui a Masara. Credo che 50 recinzioni di legno semplice siano un buon inizio. Poi potrai ottenere altri schemi fra te per le recinzioni scambiandoli con miglia di Nook. Ok, e sapete cosa avevo in mente? Quando prenderò il bambù, perché saprei anche dove trovarlo, dall'isola di un altro, perché ho ottenuto un codice amico, poi devi fare le recinzioni, perché se non fai le recinzioni il bambù cresce e ti invade l'isola. Allora, il corso di personalizzazione, eccolo qua. Se sei in grado di personalizzare le cose, il ferrate sarà ancora più bello e interessante. E ho visto creazioni piuttosto bizzarre sul web, quindi. Attenzione, un cane hippie? Fiorilio. Piacere, fratello, salve, dimmi dove vivi su quest'isola. Lo immaginavo, io abito nell'isola accanto e mi chiamo Fiorilio. Mi fa piacere conoscerti, fratello, pace. Puoi chiamarmi Fiorilio se vuoi. Chissà perché non lo fa nessuno, eppure risparmierebbero fiato. Scusami, ogni tanto divago. Sono venuto qui per un motivo preciso. Ma tornerai in mente in un attimo, vedrai. Ci sono! Ho sentito tanto parlare di quest'isola e di quanto sia spaziale sotto tutti i punti di vista. Sono venuto a dare un'occhiata perché sto raccogliendo idee per fondare una comune di artisti. Allora, qual è il vostro segreto? Ho sentito che quest'isola era deserta. Sì, cioè, proprio resta deserta. Non dirmi che sei tu il mago che ha trasformato questo posto nella meraviglia che è adesso, fratello. Per l'universo, aspetta. Mi è venuta un'idea cosmica. Devi assolutamente venire a visitare la mia isola. Vai all'aeroporto e di a chi di dovere che vuoi andare all'isola Fiorilio. Così si chiama la mia isola, spaziale, eh? È stato un piacere parlare con te, fratello. Farò un giretto per cercare di capire il segreto di Masara. Madre natura sia con te. Andremo anche sulla sua isola allora. Io qui sto raccogliendo legna perché... Uoi, salve! Salve, Sara! Ciao, mi chiamo Sara perché questo è il nome che porto da quando porto in giro tappeti. Piove? Wow! Porto questi tappeti dalla casa mia che è molto lontana per aiutarti a abbellire casa tua che è vicina. Sono di Kashian? Sono tappeti Kashian del figlio del re sole? Un autentico originale Kashian. Ah, proprio ce l'ha parlata. Ah, ho anche i misteriosi pavimenti e carte da parati. Tanta sorpresa avrai nel vedere loro. Cosa vuoi comprare? Un tappeto? Un tappeto per comprare? Di che misura preferisci? Piccolo costa 1000 stelline, medio costa 1500 e grande 2000 stelline. Meglio, facciamo meglio. Ah, la misura preferita di me. Ora prego, accetta il pagamento di denaro. Beh, grazie. Dammi un tappeto, va. Io sono contro i tappeti, per carità. Oddio, contro, non sono un fan. Ecco. Se raccogli 5 coupon puoi scambiarli per misteriosa carta da parati o misteriosi pavimenti. Allora ti do 2 coupon per tappeto medio. Ah, bene.
No, no, aspetta, tesoro, scusami, mo non è per dire, però vorrei anche carta pavimento misterioso. 3.000 sterline saranno 30 euro, toh. Bene, andiamo a costruire questo fantomatico armadio. Maledizione, Tom Nook. Mica mi dai materiali per farlo, però, eh. E poi non si trovano a volte. Tommy, ho fatto l'armadio, ora? Vuol dire che ora devi iniziare a personalizzarlo. Ti do la kit personalizzazione che ti serve tra un attimo. Però ravvicinati al banco da lavoro. Ecco, ci sono. Dunque, ora è il tuo armadio di legno. Vuol dire che è ora di iniziare a personalizzarlo. Innanzitutto ti do alcuni kit di personalizzazione. Grazie mille, dammi qualche kit così ci faccio sopra i ghirigori. Tira fuori il tuo armadio di legno e prova a personalizzarlo. Eccolo qua. Personalizzazione, non è cambiato niente, ok. Modello, questo, legno chiaro. Così va bene, no? Nero, mi piace più nero. Un lavoro eccezionale. Come visto la procedura è molto facile con un kit di personalizzazione e un banco da lavoro. Puoi prendere i pezzi inutilizzati di oggi in regalo. Ti serviranno per il tuo prossimo progetto. È un nuovo giorno, è il 27 marzo, vediamo un po'. Oggi è il 27 marzo e dato che ha nevicato, ha fatto un po' di freddo e quindi mi sono munito di maglione piuttosto pesante. A partire da oggi nella nostra masera c'è un volto nuovo, Patty. Come il mondo di Patty? E domani ne arriva un altro, ovviamente. Ma siccome io abuserò del time travel, perché, come ho detto appunto, è impossibile non farlo, ne arriverà un altro e poi per domenica dovremmo avere il Muni o lunedì al limite. Il viaggio nel tempo è stato effettuato e siamo il 28 marzo. Ah, è tornata Agostina. Sì, ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 10:30 di sabato. Sì, 10:30 di sabato. L'ultima novità è che oggi a Masara c'è Rattina. Sì, il centro servizi si trasferirà in un ufficio più grande. Il centro domani sarà chiuso. Ah. Ok. Eccoci qua, Tom. Oh, salve, salve, Link. La tua casa ha una stanza in più. Un bel po' di spazio extra non ha mai fatto male a nessuno. A questo punto non ci resta che affrontare la prossima questione. Il costo dell'ampliamento. Wow, siamo quasi a 1 milione di sterline, eh. Sì, potevo farlo nel giorno di ieri, in teoria, però vabbè, dai, non importa. In questo punto luminoso potrei anche piantare un albero. Un albero da 10.000? Sì, così fa anche appunto sacchi da 10.000. Bene, fai la pianticella. È domenica su Animal Crossing e si sa che la domenica, la mattina presto, viene una certa persona a vendere le rape. Non più Nella, ma sua nipote. È domenica, come già accennato ieri, il centro servizi al momento è chiuso per lavori. Capisco che per molti possa essere un problema, ma garantisco che per il vostro bene vedrete. Come potete immaginare, oggi avrò le zampe impegnate tutto il giorno con i lavori presso il centro servizi. Ora devo tornare là. Il dovere mi chiama. Auguro a tutti una buona giornata. Grazie Tom, grazie mille. Oh, attenzione, Agostina, mi devi chiedere una cosa. Certo, di che si tratta? Ti ringrazio. Vedi, volevo chiederti qualcosa sul posto in cui pensiamo di aprire il negozio. Grazie a te abbiamo una deliziosa clientela sull'isola. E così ne ho parlato con mia sorella e abbiamo deciso di aprire un negozio vero e proprio qui sull'isola. Oggi ha fatto visita a Tom Nook e abbiamo fatto una magnifica chiacchierata. Ha detto, ci sono rimasti dei materiali dalla costruzione della bottega di Nook, sì? Ora tutto ciò che resta da fare è scegliere la giusta collocazione, sì? E l'individuo perfetto che ti può aiutare a trovarla è Link. Sì, sono io. Quindi ho pensato di continuare a fare la venditrice ambulante finché non ti avessi incontrato di nuovo. E ora è successo! Sto parlando troppo, vero? Scusa, è che sono davvero emozionata. Comunque, io e mia sorella preferiremmo aprire il negozio con l'aiuto di qualcuno di cui Tom Nook si fida. Puoi trovare una collocazione per noi, ma certo. Lascia che ti dia questo kit sartoria. Bene. Nel posto che ti sembra più adatto, e lì faremo costruire il negozio. Va buono. Faremo costruire il negozio proprio qua, credo. Vediamo come verrebbe fuori. Perfetto. Sì, dopo l'albero da lì davanti, ecco, viene tolto. Perfetto. Poi dopo, vabbè, ci farò un ponte per far venire la gente qui. Eccola! Ciao, sono Brunella.
Ecco, Brunella, vedi? Si chiama come... quasi come la nonna. Aiutami nonna Nella a vendere le rape del nostro orto. Mi troverai qui ogni domenica mattina con l'ultimo raccolto di rape fresche. Mi raccomando, venghi. Venghino, signori. Brunella, ma insomma, hai dimenticato di spiegare qualcosa sulla borsa delle rape? Eppure la nonna ti ne ha parlato così tante volte che ormai dovresti sapere tutto. Allora, vuoi stare a sentire come funziona la borsa delle rape della vecchia Nella? Ma sì? Speravo che diceva di no. Vabbè, ci provo. Allora, la rapa è una pianta che ha una radice carinissima, che si può tipo fare sotto aceto o stufata. Ah no, la nonna dice sempre che le rape della borsa delle rape sono da rivendere, non da mangiare. Vabbè, se calcoli i tempi nel modo giusto, le rape possono essere molto nutrienti per il tuo conto in banca. Vado avanti? Sentiamo. Bene, dove era rimasta? Ah sì, se compri le nostre rape lo scopo sta nel rivenderle a un prezzo maggiore di quanto le ha pagate. La nonna mi dice sempre, usa la crapa, vendi la rapa, e poi ride. Io non ho capito che vuol dire, va bene. Tutto questo giro di parole per cosa? Boh, comunque se lo dice gliela mi fido. E Mirko lo conosci, vero? Lui è sempre pronto a comprare quando vuoi vendere le tue rape. Vado avanti? Sì, però diamoci una mossa. Adesso arriva la parte più importante, quindi cercherò di spiegarmi bene. Dopo che hai comprato le rape, non tenertele in saccoccia per troppo tempo. Ma come in saccoccia? Si fanno brutte in una settimana. Quindi se le compri da me la domenica, ricordati di venderle entro la domenica successiva. La nonna dice che non c'è niente di peggio che ritrovarsi un mucchio di rape marce, ma non è vero. Perdere tutte le stelline che hai investito per comprarle è ancora più peggio. Più peggio, signore mio. Fammi pensare, sì, ho detto tutto. Una rapa adesso sta a 92 stelline, ne vuoi comprare qualcune? Ne comprerò un po'. Ah, compra in massimo 100 rape, massimo, ok. 100 fanno 9200 stelline, infatti è quello che volevo spendere io. A quanto pare ai bambini giapponesi piacciono quelle che hanno il moccio, quindi ok, forse li fanno ridere, non lo so. Quindi in teoria domani il Muni e il negozio delle sorelle Ago e Filo. Beh, insomma, stiamo andando avanti piuttosto spediti ora che voglio fare il time travel. Oh, ecco il Muni! Eccolo! Sì, sì, ciao a tutti, parla Tom Nook. Sono le 9.55 di lunedì 30 marzo 2020. Immagino che sapete già cosa vi attende, sì sì. Mi riferisco al grande annuncio del giorno. Come già detto nel comunicato precedente, oggi abbiamo ultimato la costruzione del centro servizi. E non è ancora tutto per oggi. Al nostro staff qui sull'isola si aggiunge un volto nuovo. Beh, magari un volto nuovo per chi non ha mai giocato ad Animal Crossing. Non essere timida, avvicinati. Ecco il PG più rotto di Smash. Ciao a tutti, io sono Fuffi. Come ha detto il signor Nook, faccio parte del centro servizi di Masara. Ho ancora molto da imparare, ma farò del mio meglio per aiutare tutti coloro che vivono su quest'isola. Sì, sì, Fuffi ha già esperienza nel campo dell'assistenza ai residenti e sono certo che sarà di grande aiuto. Sì, sì, ho altre notizie da comunicare. L'edificio non è l'unica cosa nuova. Anche la nostra piazza ha subito alcuni necessari cambiamenti. Bene, bene. Finora è stato il centro nevralgico dell'isola, sia per residenti che per turisti e visitatori, ma sarà anche teatro di occasionali eventi stagionali, quindi fateci un salto più spesso, sì sì. Ci sarà da divertirsi per tutti. Bene, bene, credo che per oggi sia tutto, eccetto forse che per un piccolo dettaglio. Quello di oggi è stato il mio ultimo comunicato. A partire da domani sarà Fuffi la vostra nuova fonte di informazioni qui sull'isola. Farò il mio meglio per fornirvi tutte le ultimissime notizie. Spero di non deludere delle vostre aspettative. Non puoi deluderle, Fuffi. Bene, bene. E adesso è veramente tutto. Un nuovo edificio e un nuovo membro dello staff. La nostra comunità continua a crescere e niente può fermarla. Sì, sì. Scoprire le novità centro servizi è facile. Basta fermarsi a chiedere. Naturalmente organizzeremo una cerimonia per inaugurarlo come si deve. E voi siete tutti invitati. Sì, sì. Bene, bene. Credo sia tutto. Io e Fuffi saremo a vostra disposizione per qualsiasi necessità. Ottimo, ma il negozio delle sorelle Ago e Filo? Ma fanno a gara? Come ninja, la Naruto Run! Ma che cavolo fate? Ah, le sorelle Ago e Filo aprono domani. Va bene. Beh sì, è giusto. Oh! Ah, la bandiera, la cambio la bandiera, tranquilli, tranquilli. Facciamo un po' di conoscenza con tutto quanto. Ah, Link, salve, salve. Un cordiale benvenuto alla nuova tenda del centro servizi.
Oh, ho detto tenta, intendevo edificio che senza il tuo aiuto non avremmo potuto inaugurare. Bene, bene. Come ho accennato nel comunicato, un nuovo edificio richiede anche un nuovo personale. Toccherà a Fuffi prendersi cura di tutti noi. Tu sei Link, giusto? Il signor Nook mi ha parlato di te. Questo è il mio primo giorno, quindi ho ancora tanto da imparare nel mio nuovo ruolo. Ma la vita su un'isola mi affascina talmente tanto che darò il massimo per aiutare tutti. Ok, a questo punto abbiamo la piazza, ok, è pronta per accogliere qualsiasi evento importante, va bene così. Ci vuole qualcosa di memorabile. Ho dei progetti fantastici. Dimmi tutto. Ora, ho completato attenzione, il nostro obiettivo è avere in concerto qui a Masara KK Slider, il musicista di fama mondiale. Cavoli, certo che so chi è KK. Ho sempre saputo che i tuoi gusti sono sopraffini, Link. Tra l'altro il mio pezzo preferito da cantare al karaoke è KK Lacrime. No, KK Groove. O KK Spericolato, quelli sì che sono belle. Scusa, non farci caso. Ormai hai capito che sono un suo grande fan, è facile che finisca per divagare. Torniamo a noi. Se teniamo qui un concerto di KK, Masara diventerà famosa. Abbiamo fatto tanto finora per lo sviluppo dell'isola. Uno spettacolo con KK sarebbe la ciliegina sulla torta. Spero che ci aiuterai, Link. Se vuoi sapere dettagli, vieni pure di nuovo a chiedermi cosa dovrei fare. In teoria dovrei sì parlare con Tom per il concerto di KK Slider, però... Ponti e rampe. Vediamo un po'. Vorrei fare appunto una rampa o un ponte per andare dalle sorelle Ago e Filo. Oh, ora ci siamo. Perfetto. Oh, Gironio. Per il prossimo video invece terremo il concerto di KK Slider e forse sarà un video a parte, insomma un video così, tutto a sé stante. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!